Amici di Inter, fan TV, cuori forti nerazzurri, bentornati da Michele Borrelli all'Inter Fan TG, ormai del 4 di agosto, e 4 di agosto 2019 vuol dire Tottenham Inter. Ovviamente il mercato entra nel vivo, mancano 4 settimane alla chiusura del mercato, più uno, perché si chiuderà lunedì 2 settembre, ma si chiude l'8 di agosto in Inghilterra, quindi giovedì per la Premier League, e questo comporta diversi movimenti. Prima però partiamo con le partite, perché si inizia a fare sul serio con le varie supercoppe. Prima di quella inglese si sono giocate sabato sera quella francese e quella tedesca. Hanno vinto il Paris Saint-Germain e il Borussia Dortmund. Paris Saint-Germain che vince in rimonta sul Rennes con i gol di Mbappé e Di Maria, 2-1. E per quanto riguarda invece il Borussia Dortmund, batte 2-0 il Bayern Monaco. In grande spolvero Sancho, classe 2000, preso ormai 3 anni fa dal Manchester City. È un giocatore che avrebbe davvero fatto al caso di Guardiola, ma l'hanno lasciato andare scatenato. Assist e gol, l'assist per Alcacer. Quindi il Bayern Monaco che inizia con una sconfitta. L'Inter con il Tottenham chiude l'International Champions Cup. E chi giocherà? Andiamo a vedere un po' i convocati con Handanovic, Padelli e Berni in porta. In difesa, oltre all'indisponibile Godin che potrebbe tornare per la trasferta di Cagliari, io mi auguro che sfrutti anche dal 1 al 15 di settembre per fare un po' di preparazione senza andare in nazionale. Vedremo. Al di là poi del recupero di Godin, anche Bastoni non è stato convocato per un problema molto meno grave, una leggera distorsione al ginocchio, quindi Bastoni non c'è. Dovrebbero partire D'Ambrosio, De Vrij e Skriniar titolari come nelle ultime partite. Poi convocato anche il giovane Pirola, che ha tanto impressionato in queste prime uscite. Così come ovviamente Ranocchia, e quindi questi sono i 5 centrali per 3 posti. A destra c'è il solo Candreva, perché Lazaro ancora non è stato convocato. Ha recuperato invece Politano, che entra nei convocati, ma ne parleremo per quanto riguarda l'attacco. Potrebbe essere Agumè a dare il cambio, magari negli ultimi minuti, come è successo nelle altre partite, a Candreva, anche se non è un'ala destra. A sinistra Asamoah non convocato, così come Vecino e Lautaro, perché hanno iniziato gli allenamenti dopo degli altri e dovrebbero esserci quindi a Valencia sabato prossimo. A sinistra Dalbert potrebbe farlo rifiatare, Di Marco, che anche lui è sul mercato, ma può essere utile per questa amichevole per far rifiatare Dalbert. A centrocampo non ci sono problemi di quantità, perché comunque ci sono ancora giocatori che sono sul mercato come João Mario. Ma partiamo dai titolari. Gagliardini e Barella dovrebbe essere l'unico ballottaggio, con Brozovic e Sensi. Uno dei due formerà il centrocampo contro il Tottenham. Tottenham rodato, ormai sta per partire il campionato d'Inghilterra dopo la Supercoppa. Di domenica, venerdì 9, inizia il campionato, inizia la Premier League. Tottenham, che ha anche vinto l'Audi Cup, sta vincendo anche amichevoli importanti come quelle con Bayern, Real. Quindi attenzione al Tottenham, sarà una prova ancora più difficile rispetto alle ultime con il Manchester United, con la Juventus e col Paris Saint-Germain. Dicevo, a centrocampo anche Borja Valero e João Mario, che con uno tra Gagliardini o Barella andranno in panchina. Interessante sarà vedere proprio il centrocampo con i progressi che Sensi e lo stesso Brozovic hanno mostrato nelle ultime partite. Vediamo, dicevo appunto, se con Barella dall'inizio o con Gagliardini. In attacco ci sono 5 convocati tra giovani e giocatori che ormai sono sul mercato, ma sono ancora all'Inter per necessità in questo momento, cioè Puskas, Longo, Politano, che appunto torna, Perisic ed Esposito. Potrebbe essere ancora la coppia Perisic-Esposito come nelle ultime uscite a partire da titolare.
a meno che Politano non stia già al 100% per rivederlo dal primo minuto, magari più a partite in corso, poi Puskas e Longo sono alternative. Detto di Tottenham-Inter, poi ci sarà ancora il Valencia sabato prossimo, ripeto, quindi con Asamoah, con Lautaro, con Lazaro, che poco alla volta torneranno a essere impiegati. Mercato, pagina di mercato ampia sia per quanto riguarda l'Inter, l'Italia, che il mercato internazionale, che si intreccia in questo momento con quello della Premier, con quello italiano e con l'Inter. Perché? Perché giovedì si chiude, quindi il Manchester United deve chiudere il suo mercato, aspetta la risposta di Dybala. Nella serata di sabato si sono un po' sovrastate notizie contro notizie, rilanci contro rilanci, smentiti per quanto riguarda l'Inter e Lukaku. Al momento la situazione resta questa: il Manchester United sta trattando con la Juventus perché è interessato a Dybala. Dybala però non è convinto, così come Higuain ancora non ha accettato la Roma. Lo stesso Cancelo ancora non va al Manchester City perché non c'è unità di valutazioni con appunto il City per quanto riguarda lo scambio con Danilo, che era in orbita Inter all'inizio del mercato. Si parla insomma di situazione di stallo in casa Inter, ma i problemi ci sono un po' ovunque, soprattutto per i giocatori che non vogliono andare via in questo momento. E anche alla Roma c'è la situazione di Dzeko, che continua a fare bene nelle amichevoli. Roma-Lille 3-2 con due assist di Dzeko, e quindi a Roma iniziano a chiedere, a invocare anche i tifosi la permanenza del giocatore, ma non è per niente scontata. Anche qui l'Inter però in questo momento non sta rilanciando, ha già fatto un primo rilancio con i 15 milioni offerti. Adesso tutto gira intorno al mercato della Premier, perché ripeto, negli ultimi giorni si capiranno tante cose. Innanzitutto Dybala, se Dybala accetta l'offerta o no. Hanno sparato altissimo sia lui sia la gente, ci sono problemi anche per quanto riguarda delle penali per i diritti d'immagine con il vecchio procuratore, storie anche vecchie che possono però ricadere sul presente. Vediamo, più passa il tempo e più è difficile che poi l'affare si possa concretizzare. Perché interessa l'Inter? Perché se Dybala non accetta lo scambio, Lukaku-Dybala non si fa, e il Manchester United a quel punto dovrà poi prendere una decisione: tenere Lukaku o aprire a un ultimo rilancio eventuale dell'Inter. Pensate che in Inghilterra i prezzi sono di questo tipo: Van Dijk 84 milioni e mezzo a Liverpool negli anni scorsi, ormai è il passato, perché Maguire va al Manchester United per 80 milioni di sterline, quasi 88 milioni di euro, e questo è il record per un difensore. Intanto Van de Beek è sempre più vicino al Real Madrid, che non potendo andare più su Pogba, le parole di Solskjaer del Manchester United, l'allenatore del Manchester United, ha tolto definitivamente, o quasi, perché fino al gong dell'8 di agosto non si potrà dire ufficialmente, ma sembra proprio che Pogba vada verso la permanenza. In questo caso effetto domino su diverse altre trattative. Abbiamo detto di Van de Beek, che può andare al Real Madrid, anche per Bruno Fernandes si è inserito il Real Madrid, che non prendendo Pogba si potrebbe consolare col doppio colpo, quindi dopo Hazard, Van de Beek e Bruno Fernandes che però è anche in orbita Manchester United. Ha detto Solskjaer uno o due, dopo Maguire o prima di Maguire potrebbero essere proprio Dybala e Bruno Fernandes, o solo uno dei due, visto che ci sono già tutti gli altri, da Martial, Mata, Sanchez, Lingard, James, lo stesso Rashford. Quindi Greenwood, il giovane Greenwood 2001 che abbiamo visto contro l'Inter. Quindi anche il Manchester United ne ha di giocatori e tanti giovani,
interessano un po' queste mosse per capire anche poi che fine farà Lukaku. Resta o no, ha detto che vuole venire in Serie A, vediamo se così sarà, se si concretizzerà. Vi posso dare una notizia abbastanza esclusiva, anche se lascia il tempo che trova. Lukaku era così convinto di arrivare all'Inter, così convinto di arrivare all'Inter nei mesi scorsi, che aveva già preso casa. Già preso casa, notizia di che mi è arrivata in queste ore, ma è risalente addirittura a 3 mesi e mezzo fa. 3 mesi e mezzo fa. Quindi pensate un po' poi come può cambiare il mercato a seconda un po' anche delle trattative. Nainggolan intanto è sbarcato al Cagliari, tra la folla, il coro che abbiamo anche sentito l'anno scorso, Raja Nainggolan, Raja Nainggolan, stavolta al Cagliari, e prima di partire ha detto: non è detto che sia finita la mia storia con l'Inter, perché tra un anno avrò ancora altri 2 anni di contratto e chissà, magari torno. Cercherò di dimostrare che si sono sbagliati, aveva detto. Noi proprio nella video news di ieri avevo aperto riportando le sue parole: cercherò di dimostrare. È diventato per tutti attacco all'Inter, dimostrerò che si sono sbagliati. Allora, una cosa è a precisa domanda, ma quindi con che intento vai, magari di dimostrare, sì, cercherò di dimostrare. Uno che deve dire, cercherò di dimostrare che hanno avuto ragione, ma cercherò di dimostrare, no, cercherò non esiste più, tutti i titoli sono, dimostrerò che hanno sbagliato. È un po' diverso, soprattutto quando si usano le virgolette, è un po' diverso. Scatenato il Genoa in Italia, che è andato a prendere dall'Ajax Schöne, il danese 33enne, che però sarà molto interessante vedere nel campionato italiano, così come Saponara dovrebbe andare al Genoa, quindi grande giornata per il Genoa, che già vedremo con curiosità per i vari Radu, Pinamonti, anche lo stesso Pandev, Lex, Rizzo, quindi tanti interisti nel Genoa. Adesso anche la curiosità di vedere un bel derby con la Samp, che intanto ha perso col Monaco 1-0, il gol di Falcao. La Roma, dicevo, 3-2 con Lille, Cristante, anche lo stesso Zaniolo in gol, Dzeko protagonista con 2 assist, Roma che sta prendendo sempre di più forma, la Roma di Fonseca con un difensore che manca ancora, per il resto squadra più o meno completa, potrebbe esserci anche un innesto come alla destra, ma anche la Roma deve vendere dei pezzi, per esempio ci sono degli esuberi come Karsdorp, come Zonzi, lo stesso Pastore, pagati anche tanto, vediamo poi se qualcuno dei tre resterà. Il Milan, Giampaolo, elogi spertigati ormai per Suso, che ha fatto veramente una grande prestazione, gol, ha procurato anche un altro autogol, 2-2 alla fine con lo United, quindi dice: sono innamorato di Suso, ha detto Giampaolo. Il Milan, i giocatori forti non li vende, quindi potrebbe rimanere e si giocherebbe con Paquetà il posto da trequartista, anche che sì, non è convinto di accettare le offerte finora pervenute dalla Premier League, che sta cercando di portarlo appunto in Inghilterra, ma non sono squadre, così come per Perisic, non sono squadre che allettano tanto, ma anche lo stesso João Mario, il Brighton non accende la fantasia, mentre Colidio e Puskas potrebbero davvero andare in Premier, mentre Puskas sarà con la squadra a Londra per giocare la partita col Tottenham. Colidio non c'è, Colidio che potrebbe andare davvero al Newcastle, vediamo se sarà il Newcastle, l'Inter che tiene il diritto poi, diritto di riscatto per il Newcastle sarebbe, contro riscatto per l'Inter, l'alternativa è il Loco Bielsa che cerca di portarlo al Leeds in Championship, tra l'altro è iniziata la Championship come è iniziata ufficialmente anche la Coppa Italia con gli anticipi del primo turno, quindi ormai col mese di agosto si entra nelle partite ufficiali, 3 settimane al via del campionato, 4 settimane alla fine del mercato. Questo è un po' il punto sulle varie trattative. All'Inter le altre sono in questo momento in stand-by perché si focalizza tutto sull'attacco, anche perché a sinistra i discorsi di Raghio, a centrocampo Borca Valero, João Mario sono trattative di più facile soluzione. I due casi restano l'attacco in entrata e l'attacco in uscita, perché in uscita c'è sempre il discorso di Cardi e come avete visto adesso anche a Gazzetta dello Sport, Sport Mediaset, altri giornali,
tutti che iniziano a dire, vi ricordate quel 15 maggio in cui io dicevo 90% Icardi resta, ma che stai dicendo? Tutti dicono che è scontato, che vada. Poi alla fine adesso si stanno tutti portando su questa linea, cioè vuol restare adesso perché nasce un altro figlio, oppure che per altri motivi, familiari o non familiari, semplicemente è sempre stata quella la sua volontà. Muro contro muro, anche il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zanzaroni, dedica un fondo, un articolo di fondo in prima pagina al passo indietro invocato ai Cardi per poter cambiare idea, però ovviamente ognuno tiene il punto, ognuno fa i propri di interessi. Vedremo come finirà questa vicenda, soprattutto vedremo come l'Inter completerà la squadra. Intanto godiamoci Tottenham Inter, è anche in chiaro su Sport Italia. Noi ci sentiamo per le video news di commento della partita, chi ha giocato bene, chi ha giocato meno bene, che indicazioni ci sono dopo le prime quattro convincenti con Lugano, Manchester United, Juventus e Paris Saint Germain. Tottenham si alza l'asticella, buona partita, iscrivetevi al canale Interfan TV e se non lo conoscono fatelo conoscere ai vostri amici interisti. Come dico sempre, tutte le news aggiornate giorno dopo giorno anche sui nostri vari social, non ci sono i commenti solo per agosto sul canale YouTube, ma ci sono due lunghe puntate di Interagire settimana prossima, martedì e venerdì, per domande e risposte e considerazioni un po' su tutta l'attualità nerazzurra. E poi ovviamente la pagina Facebook, così come Instagram, Twitter e chi più ne ha più ne metta. Buon Tottenham Inter ancora, ciao da Michele Borrelli e sempre Forza Inter, ciao!